Buongiorno a tutti ragazzi qui da BF Studios, ovviamente sempre il link della pagina Facebook in descrizione. Avremo un nuovo video, diciamo non proprio un crash boost e gioca, però useremo Poloski If in una formazione. Adesso il modulo non sarà questo, ma cercheremo sul mercato un giocatore oro, sia raro che non raro. Il primo che troveremo lo ibrideremo con Poloski If. Sono Bisso e qua c'è Fer dello staff di BF Studios. Iniziamo subito ragazzi. Allora qua abbiamo Poloski If, ha pagato 10. Ricordiamo, questa versione If la guadagna facendo la doppietta contro il Genoa nel 2-0 del Chievo fuori casa. E oggi ha ancora segnato. Bene, andiamo nei trasferimenti, il mercato. Selezioniamo oro. Oro. 3, 2, 1. Vediamo chi troviamo. Schmelzer. Terzino sinistro. Bene. Vai. Quindi ibrideremo Schmelzer. Ci vediamo quando abbiamo fatto la squadra. Bene ragazzi, ecco qua la squadra, l'abbiamo ibridata perfettamente. Qua Schmelzer e qua il nostro Poloski If. Come vedete intesa 100. Intesa 100, perfetto. Ci sono questo piccolo cambio di ruolo e il portiere che abbiamo deciso di prendere, cioè di Leno che avevamo già nel club invece di Weinderfeller. Bene ragazzi, ora cercheremo l'avversario, ci riconnettiamo quando lo troviamo. Ecco la squadra del nostro avversario. Ragazzi, questa qua è veramente una BPL molto buggata, De Gea, meno male che non è più l'upgrade che è fenomenale. Abbiamo Fellaini davanti alla difesa, in attacco fa paura, l'attacco fa paura ragazzi. Bentec, Vargas. Mamma mia, si chiama Skilling la squadra, ma non vedo nessuno che possa skillare. A parte David Silva. E anche Vargas. Iniziamo ragazzi. Attenzione, sto andando alla parte sbagliata, bene. Nengolan subito per Maicon che si fa trovare sempre in fase di spinta. Ritorna indietro, Nengolan si continua a impostare l'azione. Attenzione, tiki-taka. Subito Alberto Poloski. È Gabbiadini infatti. Potrebbe rientrare Gabbiadini, sinistro. Gabbiadini, sinistro, velenoso, scusate. Attenzione però adesso perché... E c'è la pausa. Pausa l'avversario, riprendo. Non so il perché, riprendi tu. Faccio riprendi poi il mio avversario. Niente ragazzi, ci vediamo quando ho finito di rompere il cazzo. Eccoci qua. Eccoci qua. Juan Mata. Sono passati niente di secondi. Ha fatto usare tutti i 30 secondi. Attenzione, guarda. Era fuori gioco, penso. Ha cercato di rientrare. Però attenzione, no. Vediamo. Prova a skillare, ma... Grande Bender. No. Rimpallo favorisce il nostro avversario. Ancora no Vargas, Vargas, no Vargas, non deve tirare, no. Destro, Brand Leno e poi Bentec su respinta. Ovviamente qua i nostri avversari, cioè, devono far gol in questa maniera molto meritata. Noi invece, settimo minuto ovviamente no, prima il tiro di Gabbiadini, respinta, ma arrivano i suoi difensori, invece sul loro tiro i nostri. Bene. Minchia ragazzi, che numero di Alberto. Poi su Fellaini non passa neanche se lo spari. A 3 stelle skills, se non le sai usare fai proprio schifo. Veramente ne avrà 2 o 1. Ne ha 3, e 4 piede deboli. Bene dai. Il nostro Alberto. Alberto! Ha provato una posizione impossibile. Ma niente, questo è il giocatore. Eccolo. Attenzione Alberto. Poloski! Ma sembrava dentro. Cosa ha sbagliato? Cosa è finalizzazione? Cioè ragazzi, cioè, ma col mancino semplice un puntone niente. Di destro. Proviamoci la prossima volta. Eccolo qua. Ora, l'unico che si salva è Dumbia, ma non è sostenuto. Finora neanche lui. E da solo niente. È molto difficile per lui. Non riusciamo a... Qui ragazzi, no, cioè è assurdo, veramente. Io selezionavo i giocatori, non me li dava, cioè noi non ho non più parole. A scartare con con mi astengo per un po', non ho più parole. 2-0, immeritatissimo. Fa due cazzo di tiri, due gol entrano. Rendetevi conto. Bello scusa. Guardate. Un cazzo di Juan Mata con 68 in velocità li scarta tutti, va bene. Vedo che anche i miei li scartano tutti. Vabbè,
Allora sì, avevamo provato a fare tanti lanci filtranti per Paloschi, ma tante occasioni, ma ovviamente con due tiri, ecco, guardate qua, guardate, incredibile, non ho niente da dire. Mata un gol del avete bene. Visto cosa fa, cioè, complimenti. Io, perché no. È un bel gol, però ragazzi non si può andare avanti così. Complimenti perché è un bel gol, però tre tiri, tre gol non si possono vedere, veramente. Sarò scarso io, sarà scarsa la squadra, però ragazzi, cioè... Ma più che altro, non so, un tiro così preciso, posso... Cioè, raso terra, angolato, ma... Ma cioè, guardate, tutti i rimpalli vinti dal mio avversario. È una roba davvero incredibile. Palla lunga per Dumbia, Dumbia. E c'è il gol. Rete di Dumbia, 37esimo, dai. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Proviamo a rimontare 3-1, 37esimo minuto. Tutto è possibile in questo gioco. Lezione Debussy. Debussy. Meglio che non commento, ragazzi, perché guardate Debussy. Qua, guardate qua. Debussy. Vinto, Debussy. Vabbè, adesso ha provato ancora il mancino giro. Se andava all'incrocio dei pali. Tissimo, però c'è Paloschi in mezzo. Manolo. Che numero? Manolo. Dumbia. Fuori gioco, giusto. Era visto, giusto. Poi aveva anche sbagliato davanti potevi al portiere. Tirare da lì però. Ma Gavedini non credo. Attenzione perché la Paloschi è riuscito a rubare la palla. Paloschi. Sterza rientra, macchinosissimo. È inutile. Cioè, adesso non ho guardato bene le squadre sull'avversario. Ogni volta che tocca palla se la allunga di 2 metri. Forse avrà anche un pessimo controllo di palla, si vede. Non, oltre a essere macchinoso. Non un bel giocatore. Però ci stiamo divertendo ad usarlo. Sì, perché cercarlo sapendo che non fa grandi cose. Se dovesse segnare, il nostro obiettivo, chiariamolo, è segnare in questa partita con Alberto. Attenzione a Dumbia. Gabbiadini stava partendo, però l'avversario di fisico avrebbe fatto ostruzione, però l'arbitro non l'ha fischiato. Ovviamente vince i rimpalli. Ancora una volta rimpallo vinto. Eccolo, attenzione, eccolo Alberto. Alberto. Obiettivo raggiunto, Benissimo, ce l'ha fatta. Bellissima azione però. Sul lancio questa volta di... si è smarcato davvero benissimo il nostro Alberto Paloschi, che è riuscito a segnare. Attenzione, con un perché passato. È partito ancora Dumbia. Ancora attenzione, Dumbia. Attenzione, Dumbia ha parato sulla respinta. Dumbia. Tiro fuori, smorto. Fuori. Eccolo, attenzione, Paloschi. È partito Paloschi. Ancora Paloschi. Paloschi, col destro! Paloschi! 58esimo, pareggio! Finalmente, ora che abbiamo imparato a usarlo, ci penso a lui. 1-2 pazzesco! Dumbia e Paloschi stanno facendo vedere le stelle all'avversario, dalle stelle alle stalle. Ancora lui. No, Gabbiadini. Palla lunga per Vargas, no, mano lassù di no, lui, rientra, no. Attenzione, parata grandiosa, sì. E no, non ci crede, vabbè. Fa tutti i gol così, ci sono però. Tre difensori, a un certo punto ci rompiamo i coglioni pure noi, Tre difensori che guardano tranquillamente il pallone, mentre che dal limite dell'area parte, il difensore si allontana addirittura, gli dice prego fai pure gol. Cioè ragazzi, vedi, ho visto Dumbia. Sapevo. Speriamo nel calcio d'angolo. Praticamente. Ovviamente. Ovviamente anche la partita inizia alla gara. Cosa succede? Non si alla gara al 90esimo praticamente, 89esimo, 90esimo. Prevede ragazzi, una disconnessione. Fermiamo qui per non sprecare ulteriore tempo. Ecco, facciamo senza. Niente ragazzi, la partita si è disconnessa. Come vedete come avete visto sul 4-3 per lui, non molto meritato, diciamo, un giudizio sulla squadra, non ottima, per niente ottima, è stata una squadra ibridata con Schmelzer, quindi non abbiamo potuto fare di meglio, però Paloschi, insomma, non è un gran giocatore, si è svegliato circa al 60esimo, 70esimo, segnando una bella doppietta. Insomma, se volete prendere un attaccante della Serie A, prendetene altri, vi consiglio solo questo. Da BF Studios è tutto, lasciate un like, commentate, ci vediamo al prossimo video, grazie a tutti.